ragazze, questo sarà un video tag tutto sull'inverno, su Natale, su questo periodo che io adoro. Appena ho visto questo video tag ho detto devo assolutamente farlo, devo farlo perché io adoro il Natale, adoro questo periodo natalizio e di feste. E sono 12 domande tutte sull'inverno, quindi su questo periodo. Allora, prima domanda è: qual è il tuo smalto preferito per l'inverno? Allora, uno smalto che io adoro per l'inverno, per questo periodo, è ovviamente uno smalto rosso, ed è questo smalto rosso, e non è uno smalto rosso, è il rosso. Questo è il rosso per eccellenza, secondo me, io lo adoro. E questo smalto rosso della Essie che si chiama Lascia un roulette e mi fa impazzire. Comunque, se guardate i miei video lo sapete già perché ne parlo spessissimo di questo smalto, perché lo adoro, specialmente in questo periodo, che ovviamente va tantissimo in rosso. Poi un altro smalto che adoro per l'inverno, per Natale, per Capodanno, per le feste in generale, è questo smalto della Deborah. Questo fa parte della linea Prêt-à-Porter ed è un top coat con i glitter, ed è quello che ho su io oggi, su questo smalto rosso, ma in realtà lo metto anche sullo smalto nero, sullo smalto argento. Sta divinamente, sta da Dio, perché sembra di avere su delle foglie d'argento, del metallo sulle unghie, mi sta piacendo tantissimo. Quindi anche questo qua è uno smalto che sto adorando per questo periodo di inverno e di feste. Seconda domanda: qual è il prodotto per le labbra preferito per l'inverno? Qua ce ne sono tantissimi rossetti, matite, lip gloss, però uno che adoro, che rimane sempre il mio preferito, e ovviamente il rossetto rosso della MAC. Questo è il Ruby V ed è quello che è suo adesso, ed è totalmente opaco, cioè più opaco di così non si può, è talmente opaco che si fa fatica a metterlo, si fa fatica proprio a stenderlo, però secondo me è bellissimo, una bellissima tonalità di rosso, e il fatto che sia opaco mi piace ancora di più. Poi terza domanda: qual è il vestito che indossi di più d'inverno? Allora, in assoluto, questo vince su tutti, sono i pigiama, preferibilmente i pigiama natalizi, quindi con del rosso, del bianco, e preferibilmente... Io immagino i ragazzi, gli uomini che mi stanno guardando, ahimè, sul pigiama, che pensano, che dicono povero fidanzato. A me piacciono tantissimo i pigiami, proprio quelli da sfigatona, magari di pile, quelli enormi, le calzine di lana, non so, le cose proprio più semplici e tranquille sono le cose che io adoro di più. I pigiama natalizi rimangono in assoluto i miei pigiama preferiti, ma in genere il pigiama è la cosa che io indosso di più, proprio tra tutti i vestiti, e questo dice molto. Comunque, quarta domanda: qual è l'accessorio per l'inverno che indossi di più? Allora, in assoluto sono le sciarpe, i guanti, le sciarpe, come si chiama? Ogni volta quando devo definire queste cose, non so, cappucci, berretti, cappellini, cuffie, capellini, ho deciso che li chiamerò capellini, questi capellini di lana che adoro, non lo so, vedete, non ho parole per descrivere quanto io adoro, io amo l'inverno, lo preferisco all'estate 100 volte di più. Lo so che adesso mi sentirò dire: ma sei pazza, come fai a dire una cosa del genere? Però io adoro questo periodo, cioè il fatto che faccia freddo, il fatto di mettermi sotto le coperte, sembra... È il periodo, secondo me, in cui ti puoi veramente coccolare, viziare. Forse è per questo che mi piace tantissimo, però sicuramente tra gli accessori invernali, questi berretti, questi cappucci, bellissimi. Poi, sesta domanda: qual è la tua bevanda preferita per l'inverno? Allora, a me piace tantissimo tenermi la tazza e bere la camomilla, il tè caldo, tutte cose calde. O anche un'altra cosa che mi piace tantissimo in questo periodo è il vin brûlé. Eccola. Che? Ma no! Eccola. No! No! Che è questo? Ma no! Lo bevo una volta all'anno, lo bevo. Che è questo vino caldo con la frutta. I chiodi di garofano. I chiodi di garofano mi fanno impazzire. Con i chiodi di garofano. E lo ricollego a questo periodo, perché qua a Lodi arrivano delle bancarelle fatte di legno, sembrano delle casine piccoline, bellissime, fatte di legno, proprio graziosissime, deliziose, dove vendono il vin brûlé. In realtà è un po', cioè, è bello pesante, bello tosto, insomma, lo puoi bere proprio un bicchierino così, però secondo me quando fuori fa freddo, sei in giro tra quelle bancarelle, il vin brûlé, non so, mi piace tanto. Settima domanda: qual è il film di Natale, di questo periodo di vacanze, preferito in assoluto? Qui apriti cielo, spalancati terra, qua ce n'è una marea. Allora, Elf, ovviamente, poi Il miracolo nella 34esima strada, poi Un Natale esplosivo, Family Man è bellissimo, tutti quelli della Disney,
tutte le commedie americane natalizie e tutti i film della Disney per me sono una cura per l'anima, davvero, nel senso che sono super rilassanti, coccolosi, non lo so, mi mettono una tranquillità addosso incredibile. Nightmare Before Christmas di Tim Burton. È vero, anche quello, bello. È bellissimo. Tutti questi film, secondo me, sono spettacolari. Poi, io impazzisco per film natalizio, proprio, devo vederli, non esiste che non li guardo. Poi, ottava domanda, qual è la canzone preferita di Natale, di queste vacanze? Allora, qua... anche qui ovviamente non ce n'è una, ce ne sono tante, però devo assolutamente consigliarvi, se non l'avete, prendetelo perché è stupendo, il CD che è uscito l'anno scorso di Michael Bublé con tutte le canzoni natalizie rifatte da lui. È una cosa favolosa, lui ha una voce spettacolare e canta queste canzoni in un modo divino. Noi le avevamo messe su l'altro anno quando abbiamo fatto l'albero di Natale e crea un'atmosfera magica stupenda, è bellissimo, quindi se non l'avete compratelo perché è veramente stupendo, non ve ne pentirete. Domanda numero 9, il cibo e lo sfizio preferito di Natale. Oddio! Allora, questa domanda richiede concentrazione. Non ce n'è uno, ce ne sono tantissimi. Io adoro il pandoro con la crema mascarpone o il pandoro con la panna liquida. Cos'altro mi piacciono? I ravioli col brasato, mi piacciono tutti gli antipasti, quindi tutte le tortine con il salmone affumicato, con i gamberi, con tutto, mi fa impazzire tutto, non c'è una cosa. La lingua in salsa tutto. Verde. Ah, la lingua in salsa verde mi fa impazzire. Cos'altro? Ah, tutti i piatti che fa mia mamma, tutti i dolci albanesi, i piatti albanesi sono buonissimi, che si mangiano in questo periodo, tutto, non c'è una cosa. Io adoro il cibo, quindi non posso scegliere una cosa. Decima domanda, qual è la decorazione di quest'anno che preferisci? La decorazione natalizia. Allora, io adoro Babbo Natale appeso fuori dalla finestra, che poi c'è una storia stranissima su questo, tipo c'è qualcuno che detesta questi Babbo Natale appesi alle finestre, tipo tramano di ucciderli, di farli fuori, ma perché? Sono carinissimi, sono dolcissimi, come si fa a non amare i Babbo Natale sparsi per la città? Come si fa a non amarli? Comunque, a parte questo, a parte il Babbo Natale appeso fuori dalla mia finestra che non deve mancare mai, c'è la decorazione preferita forse quest'anno sono tutte le decorazioni che farò alle finestre, quindi ai vetri, tutte quelle cose in gel che si appiccicano. Ah, vado fuori di testa. Undicesima domanda, cosa c'è in capo alla lista di Natale, cioè tra i desideri? Allora, a dire il vero, la cosa che io desidero di più, vi stupirà, ma sono altri pigiami natalizi. Tanti pigiami natalizi, proprio da averne, non so, uno al giorno per 7 giorni. 7 pigiami natalizi. Quelle babucce. Ecco, mamma, è proprio sexy, eh? 12ª e ultima domanda di questo video tag è: quali sono i tuoi piani per le vacanze di quest'anno? Allora, la cosa che voglio fare di più in assoluto è fare quello che faccio ogni anno, quindi stare con i miei genitori, mia sorella, con il suo fidanzato, con Andrea e con Olivia, quindi stare tutti noi insieme, mangiare, fare queste feste lunghissime, no? Ore e ore e ore seduti al tavolo a mangiare cose deliziose, buonissime, scambiarci i regali, ridere, scherzare, ascoltare la musica con sottofondo tutte queste canzoni natalizie, non lo so, cioè... Stare in famiglia, mangiare, divertirmi, godermi questo periodo con loro, perché questo secondo me è, come posso spiegare, questo secondo me è il senso, no, di queste vacanze, stare del tempo con i propri cari, poi tutto il resto è secondario. Queste sono le cose veramente importanti, le cose che si ricordano, no? Non il fatto, magari, non so, vado fuori a mangiare in un ristorante più figo di questo mondo, vado a farmi una settimana alle Maldive per Natale, che è bello, però secondo me non... La cosa importante secondo me è stare con le persone che ami e trascorrere dei momenti bellissimi con loro. Comunque, cambio subito il discorso perché mi scende la voce e inizio a commuovermi e non voglio piangere perché questo video tag divertente, carinissimo e non voglio piangere. E niente, Oni si è ripresa, ce l'ha fatta e questo comunque era il video tag dell'inverno e del Natale che secondo me è carinissimo. Mando un grossissimo bacio a tutte voi e ci vediamo al prossimo video. Smacchete! Sono pazza. Sul rosa, sul viola, sul tutti questi blu, azzurri, qualcuno verde e qua sotto ci sono tutti i rossetti e tutti i lip gloss, alcuni hanno i brillantini, altri sono opachi
E sotto, facendo scorrere quindi così, anzi io non